Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Ultimo arrivato della casa italiana Acustica Audio è Nevi 2, un aggiornamento atteso da molto tempo riguardante proprio l'emulazione del banco NIV. Come già discusso nel forum di Studio One con tutti gli altri utenti, cercheremo di capire come utilizzarlo al meglio all'interno dei nostri mix. In questo momento sto usando un arrangiamento in fase di lavorazione ed è principalmente elettronico. Ho utilizzato in questo caso Nevi 2 Channel Strip in tutti i canali che fanno parte del mix e nel Bass Master, come vediamo qui alla fine, proprio perché il tipo di channel strip emulata può essere utilizzata come channel strip canale, linea o microfono, e sia come channel strip gruppo, proprio per coprire tutte le tipologie presenti su un banco NIV. Come vi spiegavo anche in altre situazioni relative alle channel strip, quello che si ricerca di fare in questi casi è di ricreare il colore, ossia quel trattamento acustico che la nostra traccia audio subisce quando passa e viene manipolata da un'apparecchiatura analogica, in particolar modo da un mixer reale come un SSL o un NIV. Proprio in questo test metteremo le mani sull'emulazione di diversi stadi di preamplificazione, compressione ed equalizzazione derivanti proprio dagli storici 2254 o 33609, che negli anni sono diventati veri e propri standards nel recording mondiale. Nevi 2 Suite contiene quindi questi diversi stadi fino ad avere un vero e proprio channel strip completo. Come vediamo, anche rispetto al vecchio Nevi, l'interfaccia è stata completamente ridisegnata e resa più snella ed immediata anche nell'aspetto visivo. Nella sezione equalizzazione, che troviamo qui al lato o separata nel nostro equalizzatore appunto, l'EQ è formato dal modello A e dal modello B. In base a questa scelta, sound classico delle vecchie console Custom 75 costruita nel 1969 o il sound più moderno della console creata nel 1973. Il modello B incorpora l'essenza dei nuovi modelli di console grazie ad un trattamento particolare sul low end. La sezione preamp che troviamo qui sotto è una collezione delle diverse unità NIV ed emula perfettamente la risposta in frequenza alla distorsione armonica. La sezione compressore che troviamo qui al lato o nella sezione compressore indipendente e si occupa della compressione che è incorporata nelle console sia vintage che moderna, dove venne anche introdotta la funzione limiter che troviamo qui sotto. Tornando al preamplificatore, la sezione line in questo caso contiene ben 32 diversi tipi di percorsi di segnale dall'input all'output, mentre la versione microphone, attivabile con la M, ne contiene 16. Nella sezione group troviamo 8 configurazioni di segnale, dal channel insert al virtual bus out. Il segnale passa attraverso l'emulazione dei trasformatori di uscita. I preamp di uscita, dopo la sezione EQ, vengono emulati e suddivisi in C-Custom, che include 4 diversi tipi di emulazioni e power per disabilitarli appunto. Infatti Custom Comp deriva dallo stadio di preamplificazione naturale del compressore di Nevi 2. Lo Step 2 deriva dallo stadio di preamplificazione del modello B, vintage per intenderci, mentre appunto lo Step 3 si occupa dello stadio di preamplificazione del bus mix stereo Model A Modern e Model B Vintage. Un'altra sezione molto interessante sono i peak meter, che troviamo qui al centro della channel strip e ai lati della sezione equalizzazione, dove vengono mostrati i ppm, i true peak e il peak di oversampling. Il VU fa riferimento agli standard DIN, Nordic, North American, EBU e Standard. EBU fa riferimento ovviamente a K30, K14 e K12. Il VU meter misura l'RMS, root mean square. Il meter LUFS, mono, misura il loudness del segnale in ingresso percepito in accordo con gli standard moderni. Lo vediamo qui nella sezione equalizzazione. I meter di out funzionano allo stesso modo. Veniamo alla sezione più succulenta per gli amanti del compressione vintage, la sezione comp.
Il primo stadio di compressione emula fedelmente lo stadio della console classica Custom 75, costruita nel 1969. Quella console utilizzava un circuito molto particolare che necessitava di una grande padronanza di controllo per gestire il basso segnale in ingresso verso una distorsione armonica molto preponderante. Può lavorare come un compressore standard con attacco fisso o come limiter, con un tempo di rilascio infinito. Il secondo stadio di compressione emulata è la moderna reincarnazione di quello costruito nel 1973, stiamo parlando del 33609, che utilizzo spesso anche sulle voci. Questa emulazione offre gli stessi controlli del Comp Lim che troviamo qui. I controlli del compressore sono simili a quelli già visti nelle altre interfacce dei plugin di acustica audio, con l'aggiunta di features proprietarie che la macchina vintage non possiede e che li rendono particolarmente flessibili, come il controllo di SH Mode che altera l'inviluppo per un fine tuning dell'attacco, preservando il transiente e rendendolo adatto a tutti i tipi di file audio. L'external sidechain attiva un sidechain esterno, lo troviamo qui in alto, riferito a Studio One, nell'ingresso del compressore o del channel strip. Ma vediamolo all'opera. Quindi spengiamo le nostre interfacce, ascoltiamo questa parte di arrangiamento. I plugin stanno già lavorando, in questo caso su cassa, ritmica, basso, sintetizzatori e sulle chitarre che entreranno fra un po'. Possiamo già sentire una sorta di presenza accentuata sul canale centrale, sui bassi. Spengiamo. Facciamo caso proprio ai bassi e al canale centrale. Questo ci dà la sensazione di lavorare su una vera console, ricreando quelle bellissime armoniche e il trattamento soprattutto delle frequenze basse che viene rispettato e accarezzato senza doverli rendere distorti. In questo caso sulla cassa sto utilizzando, sentiamolo in solo, spengiamolo. A cui ho enfatizzato leggermente le frequenze sui 100 Hz. E aggiunto un piccolo limiter che sta veramente lavorando al minimo. Esagerarlo un po'. Riguadagniamo il gain. Una bellissima risonanza sul basso. Ascoltiamo ora insieme la sezione ritmica, dove in questo caso ho aumentato leggermente sui 4005 per poter rendere il rullante un po' più presente. Sentiamo. Quindi più schiarito e meno invasivo. Il compressore sta lavorando, guadagniamo un po'. In questo caso sto usando il preamplificatore di linea, mentre sulla cassa posso scegliere di utilizzare un colore di preamplificatore per microfono,
premo il basso. Anche in questo caso ho enfatizzato sui 180. Li sentiamo. Diamo un po' di compressione. Possiamo renderlo parallelo. In questo caso ho mandato il canale del basso in sidechain con la cassa. Togliamo il sidechain. Così da lasciare la cassa più libera. Andiamo avanti. Sintetizzatore. Molto compresso. Possiamo schiarirlo un po' sulle alte. Abbiamo sempre a disposizione i filtri passa alto e passa basso. Apriamo anche le chitarre. Su questo canale, ad esempio, ho tagliato tutti i bassi, quindi un filtro passa alto, e lasciando il campo libero appunto a cassa e basso su questo spettro di frequenze. Ho enfatizzato leggermente 2002 senza. Chiariamo un pochino sulle alte. Qui sto comprimendo moltissimo il segnale. Sentiamo senza. Riascoltiamo con i vari channel strip di Navy 2. Chiudiamo tutto, traccia originale. In questo caso tutto viene compattato e reso più presente soprattutto sulle medio-basse. Poi saremo noi a scegliere cosa processare e cosa no. Inseriamolo nel Bass Master, nella posizione gruppo. Riaprendo un po' sulle frequenze alte. Funzione limiter. Ancora. Liberiamo le frequenze basse dal sidechain. Mix in parallelo. Make up gain. Attacco lento, rilascio veloce. Proviamo anche le diverse posizioni e percorsi del gruppo. Senza. Con. In sostanza una perfetta emulazione del banco analogico, utilissimo per chi desidera
avere questo tipo di approccio sui propri mix, quindi lavorare molto con il colore del banco, creare appunto delle distorsioni armoniche interessanti su alcune parti del mix o su tutto il mix. Nevi 2 introduce il nuovo motore interno Core 14 AI per una replica perfetta dell'hardware campionato e che grazie al sistema Iris si adatta automaticamente al nostro mix, imitando anche l'utilizzo che alcuni sound engineers farebbero intervenendo sulle nostre tracce. Come sapete non sono un amante dei presets, ma nella sezione presets troviamo già dei punti di partenza creati da altri sound engineer per poter lavorare sulle nostre tracce, quantomeno partire da questi punti per manipolare i nostri mix. Spero che questo tutorial vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno trattati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Questo, come altri tutorial gratuiti, sono sempre disponibili su questo canale e a tale scopo ho aperto anche un account Patreon per poter contribuire all'acquisto di altre licenze di plugin da testare insieme. Trovate il link del mio account Patreon sotto. Il contributo è minimo, ma riesce in parte a supportare questo piccolo lavoro di divulgazione didattica. Ci vediamo al prossimo test. Ciao a tutti!